deleghe, diciamo, ampiamente funzionali, costruttive, innovative, che sono soprattutto una sfida a riempire di contenuti quei programmi, quelle linee programmatiche che ci siamo date. Le deleghe sono state conferite sulla base di una disponibilità di coloro i quali dovevano ricoprire, ma anche sulla base ovviamente del nostro programma di governo e delle attività da promuovere. Quindi al vice sindaco, assessore Spera, vengono conferite le seguenti deleghe: sanità, promozione della salute, formazione universitaria, politiche sociali, funzione relativa all'ambiente, all'igiene urbana, URP e innovazioni tecnologiche. Assessore Michele Cappuccio, urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, protezione civile, ricostruzione e infrastrutture sovracomunali, programmazione funzionale del Castello d'Aquino. Assessore Virginia Pascucci, bilancio, amministrazione, gestione e controllo, finanze e tributi, pari opportunità, programmazione fondi strutturali, GAL e marketing territoriale, promozione delle politiche del lavoro. Assessore Maria Elisa Grillo, le funzioni concernenti pubblica istruzione, rapporti scuola-territorio, educazione permanente e formazione continua, politiche giovanili, promozione e diffusione del patrimonio storico-culturale locale e il rapporto con il progetto Longobard Ways e Cross Europe, le vie longobarde d'Europa. Ma l'inglese ormai è conosciuto da tutti, quindi una traduzione inutile da me. Rocco De Luca, consigliere delegato, promozione e sviluppo delle attività economico-commerciali, artigianali ed imprenditoriali, arredo e decoro urbano, cura e promozione delle strutture per il tempo libero, rapporti con le associazioni, eventi e spettacoli, volontariato. Consigliere delegato Lucio Lanza, commercio ambulante e posto fisso, agricoltura, industria e artigianato, fiere e mercato, servizi di manutenzione per la cura delle aree urbane e rurali, cura e manutenzione del civico cimitero e di tutte le strutture sportive. All'assessore Marisa Graziano, le funzioni concernenti rapporti con tutti gli enti sovracomunali, provincia, regione, Stato, organismi internazionali, rapporti con gli enti di servizi, alto valore, siti, gas, eccetera, promozione turistica e valorizzazione del territorio attraverso vari turismi e manifestazioni, contenzioso, risorse umane e personali. La Presidente del Consiglio Comunale, professoressa Antonella Menino, viene conferita anche una delega speciale perché possa continuare ad esercitare funzioni importanti per la crescita culturale e sociale della nostra comunità. Quindi la cultura in senso ampio, antropologicamente intesa, dalle organizzazioni più semplici della vita a quelle più ricche e articolate, quali possono essere la musica, la letteratura, l'arte, tutto il resto, cultura in generale. Museo e biblioteca, sviluppo e politiche territoriali in ambito comunale ed intercomunale. Questa è l'organizzazione che ci siamo dati. Ovviamente saranno per dare vita a questo laboratorio politico-amministrativo che ci siamo dati attraverso momenti di studi, ricerca, eccetera, sarà ovviamente attivato un gruppo di lavoro nel quale i quattro nostri amici che hanno dato un grosso contributo in fase elettorale potranno continuare a dare un contributo forte insieme ai vari coordinamenti civici e politici e partitici, perché abbiamo anche bisogno di valorizzare